È un bel po' di mesi che lavoriamo, forse anche un anno che lavoriamo su questo progetto. Che cos'è questo Naturarte? Mi chiama un giorno Gigi Esposito e mi dice: senti, sto preparando questo progetto in cui ci sono musica, artisti, seminari, spettacoli. Ti va di partecipare a questo progetto? Io sono certo. E allora io sono un narratore, un raccontatore di storie e quindi gli ho proposto di fare vari tipi di spettacolo in cui si raccontano le storie. 15, 16, 17 ottobre farò un seminario su come si raccontano le storie, o, insomma, raccontare una storia, leggere un brano che ti ha toccato a voce alta. Lo farò con gli studenti e con i ragazzi e chi vorrà iscriversi a questo seminario. Il giorno dopo saranno Storie in cammino, cammineremo a Monte Scaglioso, raccontando, respirando insieme, vivendo meglio e più profondamente questo atto di camminare, di respirare e di guardare, vedere un luogo. Semplicemente guardare a volte è già un atto importante, profondo, quasi una piccola meditazione. E poi a Monte Scaglioso, la sera del 17, racconterò e leggerò tre canti dell'Odissea. La liberazione di Ulisse dall'isola di Calipso. Lui è stato per 7 anni abbandonato in quest'isola, dimenticato, ma non si è dimenticato il ritorno a casa, Penelope, sua moglie, suo figlio. Quindi piange ogni sera guardando il mare, si mette in mare con una zattera, naufraga terribilmente perché Posidone lo odia, quindi vuole che soffra dolori inenarrabili. Arriva in una spiaggia di un'isola sconosciuta. E cosa succederà a Odisseo? Si chiede. Ci sono uomini che parlano un linguaggio, gente che avrà pietà, e lì faccio riflettere sul fatto che la preghiera di Odisseo è la preghiera di un naufrago, è la preghiera di un migrante di 2500 anni fa, ma è la stessa preghiera di oggi di chi arriva senza niente alle nostre coste, ai nostri porti e chiede pietà, compassione, aiuto per costruirsi una vita. E poi c'è l'incontro con Nausicaa. Riesco anche a divertirvi, a emozionarvi e a farci capire che le grandi storie parlano di noi oggi, qui e adesso. E quindi tutto questo è Naturarte, grazie a Naturarte, che mette insieme anche l'accoglienza dei borghi. Qua nel Pollino, io conosco Matera, ci sono già stato tante volte, ho quasi dei parenti, degli amici, per cui so che l'accoglienza a Matera e a Monte Scaglioso sarà altissima, ma qua in questo borgo di San Severino, così come a Mezzana, la gente è gentile, accogliente, disposta ad ascoltare, a incontrare, e questo non c'è. Niente di più bello nella vita che avere un luogo dove arrivare ed essere accolti. Grazie Naturarte e adesso vado a prepararmi per il mio spettacolo. Ciao.